Oggi potiamo le rose. Buongiorno a tutti, eccoci qui oggi con un nuovo argomento. Oggi su grande richiesta torniamo a potare le rose. Effettivamente moltissimi di voi mi avete scritto nei commenti proprio di potare questa pianta bellissima, ornamentale e che in molti avete in giardino. Fortunatamente si tratta di una pianta facile da potare e facile da gestire. Come sempre analizziamo il contesto e capiamo quali sono i nostri obiettivi. Qui abbiamo qualche pianta di rosa particolarmente anziana, hanno decine e decine di anni e gli anni scorsi non sono state potate, saranno almeno 2-3 anni che non vengono potate, se non proprio per qualche taglio di contenimento perché magari davano fastidio al passaggio. Quindi la potatura di oggi ha l'obiettivo di rinvigorire la pianta e soprattutto di donarci poi in primavera molti fiori, molte rose. E diciamo che questo è l'obiettivo, diciamo, che c'è sempre sulla rosa. Qui maggiormente è perché sono piante che vanno rinvigorite, fossero piante molto giovani forse non sarebbe così necessario doverle, diciamo, rafforzare, ringiovanire, perché sarebbero già giovani, però tendenzialmente con la rosa si fanno sempre delle potature abbastanza vigorose. La stessa potatura che applichiamo alla rosa non può essere applicata ad altre piante, come ad esempio le piante da frutto, perché sarebbe particolarmente dannoso. Noi potenzialmente la rosa potremmo lasciarla anche completamente sguarnita di rami e lei comunque in primavera farebbe rose, perché lei produce le rose al termine dei nuovi germogli, perciò se noi la potiamo tanto lei farà tanti germogli nuovi e quindi farà anche tante rose. Con gli alberi da frutto ad esempio non si può fare così, semplicemente con la vite, infatti anche la vite, l'uva, si può potare tanto proprio perché ha questo meccanismo, produce sui germogli nuovi. Ma se ad esempio un melo lo andiamo a tagliare tutto e andiamo a tagliare i rami principali, sarà sguarnito di quegli organi fruttiferi che gli permettono proprio di fiorire e poi di fruttificare. Perciò sugli alberi questa si chiamerebbe capizzatura, sulla rosa invece si può definire potatura anche se è un po' decisa. Quindi in questa potatura quello che andremo a valorizzare non sono tanto i rami, non sceglieremo i rami più produttivi, ma i germogli. Quelli che sono preziosi sono i germogli che già in questa stagione invernale la pianta inizia ad ingrossare, anche se siamo a gennaio. Bastano alcune giornate di sole e già noi andiamo a identificare quelle che sono le gemme più vigorose e quelle meno vigorose. Noi dovremo cercare di tornare indietro facendo dei tagli di ritorno, quindi accorciando i rami, laddove poi troviamo delle gemme vigorose che permetteranno proprio il nuovo sviluppo primaverile. Perciò un rametto del genere lo andremo a potare dove? Non accorciando semplicemente il ramo, ma lo riportiamo su una gemma forte come questa qua che si trova più in basso, perciò andiamo a fare il taglio qui. Se ci fate caso, anche in natura la rosa canina, la rosa selvatica, ha un ciclo fisiologico molto breve, vive 10-15 anni, perché lei fa dei rami molto vigorosi che fanno una bella fioritura, ma in 2-3 anni invecchiano e li fa seccare. Dopodiché lei fa nuovi polloni, nuovi rami, però comunque in 10-15 anni la pianta va completamente a esaurirsi. Mentre le rose canine che ci stanno più antipatiche nel nostro terreno, cosa facciamo? Le andiamo a tagliare e loro sono sempre giovani e vigorose, perché è un'azione di disturbo che le va proprio a ringiovanire in qualche maniera. È un disturbo, ma la pianta risponde in maniera vigorosa. La potatura deve fare un po' questo, deve mediare sulle due cose. Diciamo che noi non dobbiamo andare a trinciare completamente le nostre rose, perché comunque sarebbe uno stress per la pianta che deve ricostituire tutto il suo corpo, ma allo stesso tempo dobbiamo anche stimolarle, fare l'azione di disturbo che le porta a essere anche più longeve. Le rose io le poto una volta l'anno, a fine inverno, quindi gennaio, febbraio, massimo primi di marzo. Questo varia anche a seconda di dove abitiamo e quindi a seconda di quanto fa freddo. Se le temperature sono molto rigide, consiglio di aspettare un po'. Dovete vedere comunque la vostra pianta, fare dei germogli, quindi vedere del movimento, vedere che la linfa inizia a circolare. Se ci fate caso, le mie piante di rosa cosa hanno? Hanno su delle rose, che ovviamente si sono un po' rovinate perché sta facendo freddo, ma anche i frutti. E non è così comune vedere i frutti sulle rose, perché spesso le piante vengono potate a fine estate. La rosa tipicamente cosa bisogna fare? Andare a togliere tutti i fiori secchi. Io è una cosa che non faccio, faccio far tutto il ciclo alla pianta, quindi dal fiore si crea il frutto che secondo me è molto ornamentale. Quindi per tutto il periodo invernale, anche se non dovesse fiorire la rosa, abbiamo comunque queste
palline che sembrano quasi decorative natalizie rosse, che secondo me sono molto ornamentali. Per potare la rosa si parte sempre dalla base. Noi dobbiamo favorire e avvantaggiare i germogli giovani, quelli nuovi che hanno ancora un colore verde o rossastro, mentre quelli che dovremmo favorire meno sono i rami più vecchi, quelli che si sono già imbruniti, hanno un colore bruno-grigio e hanno la corteccia, e questo sta a significare che comunque sono rami vecchi che iniziano a essere un po' stanchi. Perciò potenzialmente potremmo anche eliminare tutti i rami vecchi per favorire tutti i rami giovani. Questo non lo si può fare se non abbiamo i rami giovani. In questo caso ne abbiamo, quindi sicuramente qualche ramo più anziano lo andremo a eliminare, però nel caso noi non abbiamo rami giovani, cosa dobbiamo fare? Dovremo tagliare tanto i rami vecchi, così da stimolare anche dalla base dei germogli magari latenti, delle gemme latenti, così da creare i cosiddetti polloni. In questo caso non c'è problema, ma nel caso delle rose innestate bisogna fare un po' più attenzione, perché i polloni che cresceranno non saranno polloni della rosa che noi normalmente vediamo, ma saranno del selvatico, perché le piante innestate hanno la radice e il piede della pianta selvatica e anni prima erano state innestate con una varietà domestica che è quella che noi vediamo ed è quella che noi abbiamo acquistato. Però il pollone, il selvatico che ricresce, è proprio una pianta che non darà le stesse rose. Quindi noi cosa dobbiamo fare? O eliminare i polloni e tenere la pianta sì giovane ma sempre sugli stessi fusti, quindi senza ricacci da terra, oppure andiamo a innestare i polloni, quindi li facciamo sviluppare, prendiamo il rametto dalla nostra rosa domestica e l'andiamo a innestare. Il mese prossimo magari farò proprio un video sull'innesto della rosa, così riusciamo a un po' chiudere il cerchio. La forma di allevamento deve essere a vaso cespugliato, perciò deve avere una forma a vaso, un po' come la nostra mano aperta, dove il centro è vuoto e ci sono delle ramificazioni che guardano verso l'esterno. Ed è per quello che non consiglio le piante innestate, perché sennò non riusciamo a avere questa forma di allevamento. Dovremmo ogni pollone innestarlo nel caso. Qui abbiamo due polloni giovani che però sono stati inibiti perché hanno preso poca luce, perciò noi li andiamo a stimolare con una potatura laddove poi troviamo delle gemme. E ovviamente adesso andiamo a tagliare quello che è più vecchio, come questo ramo lo andiamo per forza a accorciare perché deve arrivare la luce in basso. Perciò questo ramo vecchio che man mano va su e perde vigoria lo andiamo a riportare su dei germogli giovani. Questi due alla base vanno benissimo, perciò lo porto qui in alto. Ovviamente devo guardare se il fusto rimanente ha dei rami secchi o dei monconi secchi come in questo caso che andiamo a togliere. Il secco si può togliere praticamente in tutte le stagioni, anche nel periodo estivo, tanto il secco non comporta nessun problema alla pianta. E questi due germogli ovviamente li andiamo a accorciare. Qui lo andiamo a portare su una gemma forte e vigorosa e anche questo ovviamente è un ramo un po' più sviluppato, lo andiamo a accorciare. Quindi questo germoglio lo vado a accorciare qua, su questa gemma qui dietro, molto bella, e anche questo germoglio lungo lungo lo vado a accorciare sempre su una gemma. Come eseguire il taglio? Se faccio così non va bene perché sto lasciando troppo spazio e questo va tutto a seccare. Devo lasciare sì un po' di spazio, non devo essere troppo vicino alla gemma, però 1-2 cm bastano. E soprattutto il taglio non deve essere orizzontale, ma deve essere inclinato, così, dalla parte opposta alla gemma, perché se qui esce la linfa, esce da questo lato. Se dovesse uscire nel lato verso la gemma potrebbe andarlo a rovinare. Perciò ora finiamo di potare questa pianta, poi vedremo anche le altre. Qui abbiamo un altro pollone, andiamo a rifilare lo sperone dell'anno scorso. Qui abbiamo dei germogli non troppo convincenti, questo già meglio, rifiliamo il secco qui e andiamo a tagliare a questo germoglio giovane, molto bello. Idem lo facciamo su questo. Questo qui è davvero messo un po' maluccio, si potrebbe praticamente eliminare come ramo, però lo andiamo a tenere per quest'anno. Idem qui, lo andiamo a tagliare a una gemma utile. Alla base ovviamente i tronchi secchi lasciati magari gli anni precedenti li andiamo a rifilare. Qua servirebbe un troncarami, anche qua. E andiamo a ripulire la pianta fin dalla base. Qui abbiamo una ramificazione molto forte, bella, che quest'anno ha fatto molti fiori, che possiamo vedere è ricca proprio di rami. Noi dobbiamo cercare di accorciarla e diminuire i rami presenti proprio per cercare di rinvigorirla e anzi qui in questo caso non perdere il vigore che già ha. Quindi abbiamo tre ramificazioni, noi andremo a eliminare quella in mezzo perché possiamo notare che anche dei disseccamenti è quella un po' più brutta.
Su questo ramo invece andiamo a rifilare lo speroncino lasciato proveniente a un taglio degli anni precedenti, e andando su troviamo una gemma bella, una gemma utile, e andiamo anche qua a cimare. Anche qui cerchiamo una bella gemma e andiamo a fare il taglio diagonale. Rifiliamo il secco, lo sperone degli anni precedenti. Qui abbiamo un germoglio bellissimo che è da lasciare, troviamo una gemma e lo andiamo a cimare. Questo invece lo possiamo eliminare completamente. Qui abbiamo questo pollone giovane di quest'anno che possiamo notare che ha fatto le rose in fondo, ma tutto sotto è vuoto, quindi noi dobbiamo cercare di accorciarlo e di farlo ramificare. Noi qui non lo andiamo a tagliare alla gemma più bella, sì, deve essere una gemma bella, ma soprattutto deve essere rivolta verso l'esterno. Noi dobbiamo far crescere un germoglio verso il fuori proprio per avere il centro vuoto. Se lasciamo l'ultima gemma che guarda verso l'interno, crescerà un germoglio verso l'interno. Perciò io guardo qua e posso notare che qui abbiamo una gemma che guarda verso fuori e quindi posso eseguire il taglio. Anche questa ramificazione la andiamo a ringiovanire. Qui abbiamo due germogli abbastanza giovani, belli, quindi andiamo a togliere quello in mezzo. E anche questi due li andiamo ad accorciare. Anche qui guardo una gemma bella che però guarda verso l'esterno e faccio il mio taglio inclinato. Qui vado a rifilare un vecchio taglio e anche qui guardo la gemma che guarda verso l'esterno, anzi questa mi piace di più, e vado a fare il taglio qui. Andando verso la base possiamo vedere che c'ha dei rametti veramente un po' bruttini, li andiamo a accorciare a poche gemme. Meno gemme lasciamo, più ovviamente risponderanno in maniera vigorosa. Perciò anche qui questi rametti li andiamo ad accorciare. Qui abbiamo una ramificazione che senz'altro quest'anno avrebbe fatto molte rose, però possiamo vedere che alla base è completamente vuota ed inizia a invecchiare, è un ramo che ormai compie parecchi anni. Io quest'anno lo vado a eliminare completamente, potenzialmente potrei lasciarlo perché comunque farebbe un'ottima fioritura, però ha vicino molti rami più giovani, anche qui di una rosa che ha qui vicino alle spalle, che è vero che magari quest'anno fanno un po' meno rose, ma è un investimento, meglio toglierlo quest'anno e far sì che questi rami più giovani si possano sviluppare. Quindi precedenza sempre ai rami giovani. In un caso come questo, dove abbiamo un solo fusto vecchissimo, molto grande, e non abbiamo dei polloni, cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a tagliare corto, quindi stimolare la pianta. E germogli come questi, che sono cresciuti direttamente sul fusto vecchio, sono preziosissimi, perché ci permettono di sviluppare dei nuovi rami. Quindi noi qui andiamo a eliminare tutti i rami vecchi e anziani e andiamo a stimolare le gemme più in basso possibile. Perciò qui andiamo a eliminare tutte le ramificazioni secche. Le andiamo a tagliare vicino al fusto principale. Anche qui dietro ramificazione secca e anche qui. Anche qui possiamo notare che ci sono tantissimi altri germogli, perciò la andiamo a potare davvero corta. Perciò qui teniamo qualche gemma e andiamo a tagliarla davvero corta. Anche qui possiamo notare che da un ramo secco come questo si sono generati dei rami giovani che andremo a valorizzare e far crescere. Adesso queste piante sembrano un po' spoglie, ma non preoccupatevi, fra 2 mesi saranno già verdi e rigogliose. Con questo il video si conclude, noi ci vediamo con prossimi argomenti, prossime potature, fate i bravi con le piante e fate i bravi con le rose. Ciao a tutti!